Ben trovati da Giovanni Pimpinelli. Abbiamo già visto la trasmissione precedente, tutti gli appuntamenti del fine settimana per quanto riguarda le squadre più, diciamo così, quelle squadre di categoria assoluta, DC Vecchia, Magutta, l'SNC, però c'è anche un'altra SNC che scenderà in vasca in questo fine settimana, anche se poi si va a svirgolare nella prossima settimana. Perché domenica ci saranno le semifinali, a partire da domenica ci saranno le semifinali. Per quanto riguarda il campionato Under 17B, dove è impegnata la squadra di Roberto Barbaro, che avrà un concentramento a 6, si giocherà il primo giorno a Pozzuoli, alla piscina di Monteruscello, poi lunedì e martedì si andrà alla piscina Scandone di Napoli per le successive gare. 6 squadre, ne passano solamente 2. Le avversarie scelte saranno il Posillipo, padrone di casa, quindi una squadra titolatissima. Infatti fa un po' di emozione vedere Posillipo e Civitavecchia nel campionato B e non nel campionato A. Poi le altre squadre non sembrano essere particolarmente difficoltose per quanto riguarda i ciechesi. C'è il Mediterraneo Sport, che è una squadra di Taranto, c'è la Cese, che è una squadra di Acireale, poi c'è il Varese, questa è una squadra forse con un pochino più di tradizione, e poi ci sarà anche un'altra squadra che uscita fuori dallo spareggio, si giocherà domenica mattina tra la squadra della Futura Prato e la squadra dell'Ossidiana Messina, che si giocheranno questo spareggio. Però andando a vedere, a parte il Posillipo, tutte le altre sono formazioni che con le prime squadre giocano in Serie B, bassa Serie B, e il Taranto invece è in Serie C. Quindi una fase in cui ci è che non dovrebbe trovare particolari difficoltà, almeno a meno di incredibili sorprese, di incredibili squadre, dovrebbe uscire fuori. L'unica è il Posillipo, come vedete, vincerà questo concentramento, e il CIE, che avrà tutte le possibilità per centrare almeno il secondo posto e anche lottare con la formazione rosso-verde. Chi vincerà questa fase di semifinale andrà alla Final Eight, si giocherà il 25 e 26 giugno, ancora la sede da definire, però sarebbe una cosa molto importante andarsi a giocare lo scudetto B, anche perché poi le prime quattro della Final Eight andranno a giocare anche il campionato A, rientreranno dalla porta, visto il CIE che era stato eliminato dal campionato A nella prima fase che c'era stata durante il mese di novembre e il mese di dicembre. Per cui ci sono speranze per quanto riguarda il set di Roberto Barbaro, vedremo cosa accadrà. Speranza ovviamente di fare bene, così come hanno fatto gli Under 20, che poi saranno impegnati il prossimo fine settimana per le semifinali a Bogliasco. Così questo appuntamento obiettivo sport, ci vediamo nei prossimi giorni qui su Trip TV.